Conosci il marchio Farbisan? Lo troverai in farmacia con una vasta gamma di prodotti. Farbisan, da 40 anni, pensa a te. Deli Colli. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, settima ed ultima puntata, quindi grazie davvero di cuore a tutti voi che ci avete seguito, l'applauso va al pubblico da casa per seguire l'ultima puntata di Note sotto le stelle, veramente questo fortunato programma ideato da Pino Scavo, direttore artistico, quindi io vorrei tributare un fortissimo applauso a lui e chi ha creduto in questa avventura musicale, l'editore Franco Lattanzi. Iniziamo allora direttamente con la musica, avvegliato e vigilato alle nostre spalle, Gianluca Testa, passetto avanti. Grazie, grazie veramente per queste sette puntate dove ti sei espresso al meglio attraverso la tua splendida musica. Anche questa sera è un mix, perché abbiamo proprio un'ultima puntata ricca, fresca, spumeggiante, proprio estiva. E allora Gianluca, subito alle tastiere per una samba. Tra l'altro ho anche imparato a sorridere nel corso di sette puntate, vedete? Gianluca Testa, prego!
dalla samba alla rumba con i nostri campioni di ballo, Sara e Alessandro. Prego. I super campioni alle prese con una splendida e passionale rumba. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Grazie, grazie ragazzi, dal nostro studio dicono bravi, quindi ripetiamo, l'appuntamento è importante, vi state preparando per un campionato molto molto importante. Sì, il campionato italiano a luglio a Rimini. Bene, quindi incrociamo le dita per questi ragazzi. Tu ti stai sempre preparando al meglio, sì, sì. Con la tua alimentazione. Sempre. Segui praticamente tutto, tutto. E si vede, e si vede, beato te. Grazie Sara, Alessandro, ci vediamo più tardi. Il nostro rapper Samuè, io ormai ti definisco così, il nostro rapper, perché veramente è un po' il bambino di tutti, porta fortuna la nostra mascotte. Allora, un'emozione negativa, buco nero, come mai? Mi è venuta questa ispirazione. Da che cosa hai preso spunto? Da quello che sentivo dentro. Che bravo che sei, veramente questo ragazzo diventerà proprio una vera star. Grazie, allora ascoltiamo Buco Nero con Samuè. Finestra, pugno al muro con la mano destra, urlo per disintossicarmi dalla rabbia. Sembro un cane mentre abbaia quando fuori c'è la nebbia. Sono ottimista, ma così divento pessimista. Il rap ci sta, ma quello lento, malinconico, quell'anomalo, anomalo. Buco nero come una costellazione, sensazione stelle. Ne vedrò delle belle, un buco nero che risucchia tutto. Mette tristezza, butta gioia e mette in cuore noia. Piango lagno per la cattiveria, ma comagno, vado avanti da solo, mi accompagno. Buco nero, non finzione, ma sul serio. Purtroppo un buco nero, fin troppo veritiero. Ho un buco nero per davvero, non so cosa succede.
succede, non so uno che cede. Corro e vado avanti, inciampo a piedi scalzi, di nuovo mi rialzo, continuo e non piango. Adesso non cado nel fango, scrivo stede rime per parlare, questo pezzo desidero volare, liberare ciò che ho dentro, il buco, il cuore ormai lo chiudo contro la mia volontà, ma purtroppo non c'è niente da fa. Buco nero atomico, diventi apatico, sono infelice e questo buco che quasi mi ingerisce, la tristezza cresce come il bambù e non mi basta guardare la TV, anzi è peggio guardare greggio alle 9, fa che il buco non si smuove, spero che spiove, non basta rimare, ma per aggiustare il buco qualcosa nel cuore ci dovrà pur stare, qualcosa che non so, qualcosa che però mi salva sempre in ogni situazione e circostanza, qualcosa che mi fa uscire dalla stanza, dentro il cuore un temporale e fuori sento pugnalare. Ho un buco nero per davvero, non so cosa succede, non so uno che cede. Non cado nel fango, continuo a rimare, sento che qualcosa cambierà, quel qualcosa è già qua, sento in me cambiare qualcosa, come se sbocciasse una rosa sulla pietra, ed è il buco nero, oramai non so più preda, oramai non so più preda, non so più preda, oramai non so più preda. Nel fango. Ho un buco nero per davvero, non so cosa succede, non so uno che cede. Corro e vado avanti, inciampo a piedi scalzi, di nuovo mi rialzo, continuo e non piango. Adesso non cado nel fango. Bravo Samuè, che tra l'altro hai scritto interamente la canzone, eh? Sì. Musica e parole. Senti, ma lo scriviamo un bel rap per papà? Che dici? O è meglio che restiamo sul genere romano con papà? Che cosa consigli tu? Quello che gli farà lui. Ecco, perfetto, e non se ne parla più. Evviva la sincerità. Grazie Samuè, bravo, bravo, bravo. Ed ora il nostro direttore artistico, che questa sera ha un abbigliamento molto, che fa molto, proprio Chiambretti Night. Pino Scavo, passione eterna, veramente, è proprio alla Chiambretti, giacca, cravatta e scarpetta da ginnastica. Perché c'entra Chiambretti con passione eterna? No, c'entra nel look però. Ah, nel look. Lui gira normalmente con frac, smoking, quant'altro e scarpetta da ginnastica. Quindi veramente... lo faremo anche noi, metteremo il frac con le scarpette da ginnastica. Però adesso la passione eterna, quella intramontabile. Questa è un'altra cosa, questo è un brano napoletano che è stato scritto da... Dio non mi ricorda più... vabbè. Però è un pezzo, che già è... Che io cantato anche da Mario Merola. Da Mario Merola, da altri cantanti napoletani. Adesso l'ho fatto mio. Senti, qual è la tua passione eterna? Questa è la musica. Secondo me anche i tuoi nipoti e la tua famiglia sono delle forti passioni eterne. Anche perché fra poco arriva un altro. Quindi dai, evviva! La famiglia diventa numerosa. Grazie Pino Scavo, passione eterna. Quando tu mi va bene, io mi attacco a sto bene, non trovo più a me. Giuro che tu non sei più niente, ma giura inutilmente. Come te lascio più, si cerca scusa gente,
c'hai ferme non ci tu. Passione, passione eterna mia, che vostra gelosia pur in te suona me fa schiave te. Te chiamo veleno, quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trovo più a me. Bella, sì bella sulla mente, dindo cuore niente, non tiene niente più. Io moro ogni momento, te sonne non si tu. Vai. Bravo Pino! Ed ora la signora, come l'ho definita, della musica italiana, Lorenza Bettarelli. Anche ciao, buonasera! Un'antica passione, una grande passione, quella per Mina, per alla Mina, quale sì. Tu rendi omaggio e tributo. Sì, è vero. E questa sera voglio cantare una delle canzoni più famose, diciamo, del repertorio di Mina, uh-huh. che è straordinaria ed è, noi l'amiamo tutti, no? Quindi l'omaggio ci vuole a Mina. Amor mio, Lorenza Grazie. Bettarelli. Amor mio, per amico c'è rimasto solo Dio.
Grazie. Ora arriva lei, la leonessa di Rieti, Monica Cherubini. Mi piace sempre di più questo appellativo che ti ho dato, proprio ti rispecchia, proprio il tuo carattere forte e grintoso, ma nello stesso tempo una donna dolcissima. È tutta da scoprire questa, sotto mentite spoglie. Questo messaggio sibillino, chissà rivolto a chi, chissà. E guardo da quella parte, taglio anche l'inquadratura della telecamera. Senti, anche per te un omaggio ad un grandissimo, un mito, veramente un monumento di ogni generazione, Aznavour. The Voice Aznavour, un omaggio veramente grandioso e sono onorata di poter cantare questa canzone qui stasera per l'amico Pino Scavo e per te che mi avete invitata a questo vostro programma e tutte le volte è veramente un entusiasmo vedere Pino che si dimena in queste canzoni stupende, vedere questi ragazzi che ballano, anch'io Paola volevo fare quella cosa. Vuoi fare un casquet alla sì, Carrà? Sì, come loro, sì. E facciamo io e te un Paola casquet, e Chiara. Guarda, io e te, Paola e Chiara. Sì, ci vogliono veramente poi. Va bene, allora ritorno nel mio, mi metto a cantare secondo che è meglio. Secondo me va. Come lo fai tu, lo fai benissimo. Monica per tutte Cherubini. Le donne. Dentro di me
qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, con i miei crack e con i miei chi, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune, io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni chi è di scena, e io sentirò e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale, paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Vita che farò, procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, in tono enfatico e discreto, versi e prosa vi dirò con tenerezza e con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità quel che valgo, lo so, è che ad esser sincero solo un vero istrione è grande come me, ed io ne sono fiero. Oh, 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 che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me. Lei, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti ed è infine ultimo che avrò da ora in poi. È
la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, che d'estate che ora c'è, il primo autunno su di me. Lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. L'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei ad anni combattuti ed avversità, lei, sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei, passo a passo accanto a lei, a lei. Grazie Monica Cherubini, grazie. Meravigliosa con l'istrione, con quest'altro pezzo. Viva le donne, viva vero, le donne. Viva le donne sempre, viva grazie, le donne Paola. Di forte temperamento come Monica Cherubini, grazie. Bello, bravo, io l'ho definito il Michael Bublé italiano Riccardo Foresi. Riccardo, buonasera. Anche questa sera elegantissimo, grazie. Perché ci fai un regalo per chi è in studio e chi è a casa con Dez Amore, Dean oh yeah. Martin. Yes, oh yeah. Let's prego. Go. In Napoli, when love is king, when boys meet girls, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells are ring, ting-a-ding-a-ling, ting-a-ding-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts a play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like pasta e fagiol, that's amore. And when you dance down the street with a cloud up your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Well, excuse me, but you see, back at old Napoli, that's amore. Make you drool just like pasta e fagiol, that's amore. And when you dance down the street with a cloud up your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Ways cruise me, but you see, back in old Napoli, that's amore, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells are ring, ding a ding a ling, ding a ding a ding a ling, and ding a you sing, sing a Vita Bella.
hearts a play, tippy 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 tippy, like a gay tarantella. When the stars make you jewel, just like pasta e fagiù, that's amore. And when you dance down the street with a cloud up your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Well, excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Thank you. Bravo Riccardo, proprio. Grazie. Il personaggio di quei tempi. Manca Sammy Davis Jr. Magari. Sinatra, e poi si ricompatta il trio. Sì, magari. Ci vediamo più tardi. Grazie, grazie. Ciao, Riccardo dopo, grazie. Foresi, la regina del latinoamericano, Grazia Guerra, che questa sera però non è di latinoamericano. No, no, assolutamente no. Farò un brano nuovissimo che ho riservato per questa bella trasmissione, quest'ultima puntata di Vino Pino Di Maio, lo so che Pino tu Scavo. Con i nomi vai forte. Fortissimo. Vorrei fare un applauso a Pino per avermi Scavo. Scavo, Pino. Io però lo vorrei fare anche all'autore che ha scritto questo pezzo per te, che è un grande, esatto, autore, che si chiama Memo Remigi. Quindi veramente. E qua ci vuole l'applauso. Sì, La canzone è bellissima, parla di un amore, l'amore vero che esiste al mondo, che genitore verso un figlio, no? L'amore, esatto, più forte, quello più importante, che viene proprio dal cuore e dall'anima. Grazie a Guerra, qui comincia il mondo. Qui, dietro questa porta, qui, dentro questa casa, qui, dove sei tu, amore mio, qui comincia il mondo, vivo del tuo bene, vivo sul tuo cuore, vivo nel tuo nome, vivo. Ieri non capivo, ieri non vedevo, ieri non sapevo, ieri ora grazie perché ascolti, grazie perché parli, grazie perché tu ci sei vicino a me, insieme a te qui comincia il mondo. Io quasi non ci credo, ma no, no che non mi illudo. Sì, la verità è che per me qui comincia il mondo. Vivo questo amore vero, questo amore forte, questo amore grande. Ieri non capivo, ieri non vedevo, ieri non sapevo, ieri figlio mio. Vicino a me, insieme a te, qui comincia il mondo. Dietro questa porta, dentro questa casa, qui comincia il mondo. Fa
Che bel momento con Grazia Guerra, passetto grazie. Avanti per Daniele Incitti, straordinario ballerino. Veramente. Ci vediamo più tardi, ma anche per ballare? Certo. Quello magari, la vedo un po'. Faccio però un po' di prove. Vista ballare dietro le nostre Mi ha ispirato Pino. Ti ha ispirato sì. Pino con la scarpetta da ginnastica, che Ambretti Night ti ha ispirato. Grazie, più tardi, grazie naturalmente anche a Daniele Incitti. Molto apprezzata non solo in Italia ma anche all'estero, in particolar modo in Francia, semplicemente Claudia. Ben arrivata Claudia, benvenuta. Allora, un bel successo che ti vede protagonista non solo in Italia ma anche all'estero, quindi è veramente doppia soddisfazione quando si riesce a conquistare un mercato importante anche come quello straniero. Restando però sì. fedele alla propria lingua, alla propria tradizione. No, la mia lingua è mezza. Mia madre è francese, ecco perché lavoro soprattutto in Francia. E il tipo di riscontro, come ti trovi? Che tipo di il pubblico è più freddo del pubblico italiano, però comunque ti seguono. Io canto anche in francese, amano le canzoni italiane, soprattutto le pop, e quindi... E quindi so che tra l'altro sei seguitissima, perché hai quante pagine Facebook? Sì, 5 pagine, 20.000 persone. Per un totale di 20.000 sì. persone che ti seguono, quindi sì. veramente un bel successo anche questo. Allora, il mix, quindi l'omaggio, la dedica va a Lucio Battisti attraverso semplicemente Claudia. Grazie Paola.
Grazie, grazie. L'omaggio a un grande come Lucio Battisti che veramente ci ha lasciato delle perle musicali straordinarie. Grazie, grazie Paola. Ciao Claudia. A questo punto, visto che tra l'altro l'ultima puntata, io vorrei chiamare accanto a me il nostro editore Franco Lattanzi, il dottor Franco Lattanzi. Allora Franco, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti quanti. Settima ed ultima puntata, purtroppo, quindi tempo purtroppo. Di bilanci, di resoconti. Sì. Diciamo i bilanci sono sempre buoni, tranne l'Italia, il resto va tutto bene. Beh, qui diciamo in poche parole. Almeno la musica e quindi la programmazione televisiva ci dà grandi soddisfazioni. Esatto, come si dice, canta che ti passa, no? È vero. Io oggi parlavo con delle persone, parlavo di Albano, nella sua disgrazia, nel suo momento più brutto della sua vita. Dice però canto che mi passa, perché fa bene la canzone, fa bene alla vita, fa bene allo spirito, fa bene a dimenticare, ma soprattutto fa bene a rallegrare le persone. È vero, mente sana in corpore sano e anche nel cuore, perché esatto. È nell'anima attraverso la musica. Esatto. Senti, progetti per il futuro, Franco, perché tu sei uno vulcanico che ama sempre comunque sperimentare, veramente sei un carattere molto forte, molto coraggioso e combattivo. In questo momento della tua vita imprenditoriale? Beh, diciamo, di cose ce ne sono tante, vari aspetti, diciamo, se parliamo della televisione è un conto. Se parliamo, diciamo, delle altre aziende, un altro conto, però penso che parliamo della televisione questa sera, giustamente, no? Quindi il prossimo anno ci sarà senz'altro questa bellissima trasmissione, forse con più puntate, quindi saranno magari 10-12 puntate, che quest'anno abbiamo fatto tardi. Ovviamente ci sono tantissime altre trasmissioni che stiamo preparando, dalla medicina, Medicina con Amore, vabbè. Quindi il palinsesto si nutre sempre di più? Sì, diciamo, sono circa 12 trasmissioni. Beh, quindi veramente... Dico una cosa così perché le televisioni oggi per fare trasmissioni è un bel problema. Se guardiamo la RAI ti ripete continuamente le stesse trasmissioni. Parliamo della RAI che ci fa pagare il canone pure caro, oltre alla pubblicità. Noi purtroppo siamo piccoli privati, non abbiamo né la pubblicità che ci paga lo Stato, però produciamo ancora trasmissioni. Però c'è lo spirito competitivo e combattivo anche tanta passione, sì. Che forse quella è importante, fondamentale e determinante. Quindi veramente stai preparando per la prossima stagione un palinsesto molto ricco, molto vario? Sì, diciamo abbastanza vario, dallo sport al comico, alla diciamo, cultura e anche diciamo, le canzoni in particolare. Anche perché le canzoni sinceramente mi piacciono molto, mi ricordano la bellezza della natura mentre uno canta, la bellezza della perfezione dell'essere umano che insieme si raggruppano e si vogliono tutti bene, perché nella canzone non vedi che c'è qualcuno che si vuole male, almeno qui, poi quando escono fuori non lo so. Tu sei però... un appassionato di musica, la mi tua piace. Canzone è proprio la tua colonna sonora della vita, la canzone che ascolti maggiormente nei momenti belli. Quelli... È l'ora dell'amore. Quella dell'amore. Beh, molto, molto sentimentale, sì. Molto romantica. Sì. Senti, a proposito di questo programma, vedo che Pino Scavo guarda con molta, molta attenzione. So che tra l'altro voi siete anche molto amici da tanti anni. Sì. Diciamo che eravamo tutte e due molto più giovani. Gli artisti e quindi non hanno età, no, degli no, evergreen no. Sempre. No, però che sono passati 15 anni e ci conosciamo, sì. Beh, ma tante belle esperienze, sì, tanta amicizia che diventa sempre più forte e più consolidata. Quindi prendiamo l'impegno per la prossima stagione di Note sotto le stelle. Va benissimo, e sarai sempre te la conduttrice mano, ovviamente, no? Davanti a tutti, certo. Eh? Sì, sì, va bene, d'accordo, grazie. Grazie Franco, saluti a tutti quanti, ci vediamo. Buon proseguimento insieme alla tua signora, buon proseguimento di trasmissione. Allora, a questo punto tornano i nostri campioni di ballo, Sara ed Alessandro, che ci fanno scatenare a ritmo di Jive. Brava Sara. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. On too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say.
Grazie ai nostri super campioni di ballo, grazie, questa splendida energia positiva e questi abiti scintillanti. Grazie ragazzi, grazie davvero. Ed ora torna lui, Pino Scavo, con un concerto spagnolo, il concerto da Aranjuez. Quindi come mai questa scelta, Pino? Beh, una scelta perché quando i brani mi piacciono io li sento, li devo sentire, altrimenti non li faccio. Allora, tu ami moltissimo spaziare perché hai un repertorio vastissimo e poi ami molto anche la perfezione quando vai proprio a provinare le canzoni. Beh, questo è il minimo di un artista che deve avere. Di essere preciso per quello che fa. Preciso e avere delle basi musicali meravigliose. Grazie al mio arrangiatore. Lo salutiamo anche, che ti segue da tanti anni. Pino Scavo. Grazie Paola. Ormai la sera su di te e su questo mio viso leggerai quello che il tempo ha scritto già in un giorno lontano. In un dolce sorriso. Aranjuez, la tua antica gloria non c'è più. Ora piange una chitarra lì con te. Bel nome non c'è più, è fiorito in una rosa.
Bellissima, Pino, davvero. Grazie, Paola. Bellissima, ti trasporta proprio, è una melodia meravigliosa. Grazie, grazie, Pino Scavo. Un duo formato da Vanessa Bonanno e Alessandro Valente, con un pezzo internazionale. Buonasera a te, Vanessa, ti rivedo molto volentieri con un cambio di look. Sì. Come mai la scelta di questi capelli che sono fantastici? Ma in realtà io cambio spesso, mi piace trasformarmi perché mi annoio nel vedermi sempre uguale. E quindi io ho detto, hai fatto un cambio. Hai preso spunto da qualche pop star straniera? No, in realtà no, ho fatto tutto da sola. Benissimo, allora, come la canzone che interpreti in questo momento, che è molto bella, un grande successo, naturalmente sei anche accompagnata, musicista. Still Into You dei Paramore. Bene, vi ascoltiamo, prego. Grazie. Vanessa e Alessandro. Grazie, complimenti, Paola, per il look. Grazie. Un graditissimo ritorno in televisione di Peppino Vinella. Dall'imprenditoria. Buonasera Peppino, alla passione sempre forte per la musica. Ho avuto un po' da fare dopo un periodo. Esatto, sono passati 2-3 mesi, però voglio ricominciare.
E fai benissimo, e ricominci proprio bene, bene, con una bene. Bellissima canzone di Domenico Modugno. Sì, la cosa grande. Tuo compaesano, tuo corregionale. Mio, esatto, mio corregionale, oltretutto. Io sono pugliese. E quindi, quale modo e maniera migliore di omaggiare Domenico Modugno attraverso una delle canzoni che maggiormente lo rappresenta per eccellenza, Tusina Cosa Grande, Peppino Vinella. Grazie, grazie. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire. Ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando. Il che me vuoi bene, con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non era così, a così grande. Stai tremando, il cama vuoi pena, con mia voglio pena a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a così grande. Posso fare i miei personali complimenti? Grazie Paola. Devi assolutamente cantare. Continuare a cantare. Bene, Paola. Grazie. Peppino Vinella. Grazie.
Franco Lattanzi, tu che sei bravo con i numeri, io ho cercato di contare soprattutto le persone che sono a casa, lui dice sono 123, secondo me sono molte ma molte di più. Giancarletto, dobbiamo rivedere la matematica, buonasera. Qui siamo molti ma molti ma molti di più fortunatamente, di 123. Siamo, sì, qui sì, oggi sì. Adesso prego, Giancarletto. Grazie. Bella ragazza che c'è cent'amanti, a faccia del tantino alla loggetta, se siamo riuniti tutti quanti per fartela sentì sta canzonetta. Parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo. E via giù che c'è il patata che te suona la chitarra, c'è Vincenzo con Manciola, alla vedere che fisca c'è. Siamo tutti tre steverini, ne siamo 123. Parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo. Salottino puro manca, che te potrebbe di qualcosa grossa, la carta al muro che era tutta bianca, dalla vergogna è diventata rossa. Parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo. Ed è tutti sapemo qualche cosa, che c'hai i nastri lilla alle mutande, le giare tiere sor color de rosa, e mezzo cena rosa così grande. Parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo. Domani leggerete sul giornale tutto il veleno che me so bevuto. Io te saluto e fammo riammazzata, tesoro bello della vita mia. Parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo, parabonzi bo. Grazie. Grazie Giancarletto, noi ti volevamo ringraziare visto che hai fatto parte del cast fisso di questo programma. Grazie a Pino Scavo, grazie tanto. Grazie Giancarletto, onorato per questa cosa. Grazie. Una delle più belle canzoni scritte da Lucio Dalla, Caruso ad interpretarla per noi, Grazia Guerra. Vogliamo chiamare anche accanto Daniele, a te, Incitti. Daniele Incitti, quindi un bel passo da solista attraverso Daniele Grazia Guerra. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uno abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglio sangue dentro te. Il mare
penso alle notti là in America. Erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. E all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue. Grazie, grazie, grazie a Guerra e complimenti anche a Daniele Incitti, ti aspetta una bella estate. Brava, bravo, bravo, bravo. Una bella estate? Sicuramente, piena... ci stiamo organizzando per il tour estivo, ma soprattutto per la realizzazione del nuovo lavoro discografico prodotto da un produttore argentino. Bene, quindi hai imparato adesso? Sto imparando. Le lingue? Un pochino più dell'altra ecco. volta, ne so. Quindi la prossima volta parliamo proprio in spagnolo corrente. Olé. Grazie, veramente ti auguro un'estate intensa, piena e luminosa come te. Altrettanto per te. Grazie a Guerra. Ed ora è venuto a trovarci il dottor François, urologo dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. Prego. Buonasera, buonasera dottore, benvenuto. Buonasera. Allora, buonasera. Passiamo dalla musica alla scienza. Qui sembra un po' Piero Angela, però in effetti, insomma, trattiamo molta musica, ma diamo anche però qualche importante e prezioso consiglio. Come rimanere in salute il più a lungo possibile? Oggi noi abbiamo la possibilità di fare uno screening per l'ipertrofia prostatica e per il tumore della prostata. È molto importante fare una diagnosi precoce per il tumore della prostata. Quello che riguarda l'ipertrofia prostatica, in pratica ci sono i farmaci che la bloccano, e ci sono gli interventi, sia il TURP, sia il laser, sia altri interventi. Per questo i malati in pratica nell'arco di 2 giorni... In che percentuale c'è un miglioramento rispetto proprio alla qualità di vita? Quindi si guarisce di più rispetto a qualche decennio passato? Sicuramente le tecniche che abbiamo oggi portano a una guarigione più veloce, diciamo, nell'arco di 3 giorni il paziente viene dimesso e può tornare tranquillamente a casa. Ecco, lei parlava prima di... Sicuramente la sanità sta passando un momento un po' non facile critico, sicuramente. Perché adesso i ricoveri e gli operatori sono diventati molto più lunghe, però tutto sommato... C'è una speriamo quindi... che il futuro la regione riesce in pratica a organizzarsi meglio.
Certamente, speriamo, questo ce l'auguriamo tutti, e poi ci sono anche tanti professionisti, medici che lavorano con molta serietà come nel suo caso. Abbiamo parlato quindi di prevenzione e un consiglio alimentare, perché quanto è importante anche fare una giusta dieta e abbinata magari anche a un discorso poi di sport, quindi di attività fisica. Sicuramente la dieta è molto importante, come sappiamo. Può dipendere il tumore della prostata gran parte dalla roba che noi mangiamo, ecco. Per questo uno deve stare in una dieta equilibrata, la cosa migliore. E voglio pure lanciare, perché il tempo è breve, lanciare pure uno spot ai ragazzi giovani che in pratica non c'è più il servizio da leva adesso, che in pratica non è meglio fare una diagnosi di varicocele precoce, non a 30 anni, all'età di 20 anni, che è molto meglio. Quindi iniziare da subito. Sì. Quindi seguire anche una giusta e corretta alimentazione, fare anche lo sport, quello aiuta sempre. Sempre. Grazie. Speriamo che la prossima volta ci avremo più tempo per parlare di un argomento un po' Mettiamo su Lattanzi un programma di medicina, assolutamente, insieme al dottor François. Già c'è, bene, quindi siamo già ben messi. La sua canzone preferita qual è? Che rapporto ha con la musica? Mi piace la musica, e la musica italiana, soprattutto quelli degli anni 80-90. Ecco, che ci appartiene per un discorso proprio generazionale. Qualche sogno, qualche progetto per il futuro ce l'ha? Sicuramente stiamo lavorando per un progetto che in pratica speriamo di portarlo avanti per i rifugiati. Vediamo un po' se riusciamo a portarlo avanti. Bene, io glielo auguro veramente di cuore, grazie intanto per aver accettato l'invito, buon lavoro e soprattutto ascoltate sempre consigli di professionisti seri e preparati come il dottor François. Grazie è stato un piacere incontrarla, grazie. Prego, si accomodi. E allora festeggiamo con la musica di Semplicemente Claudia, che ci propone per questo secondo momento musicale il suo inedito. Prego, Semplicemente Claudia, il tuo inedito nel senso cantato da te, ma scritto per te da un bravissimo autore. Vivo, Nicola De Bona. Vogliamo dire anche il titolo? Vivo, muoio e vivo. Muoio e vivo. Sì. Semplicemente Claudia. Grazie Paola. Una larga infinita che ti allontana dalla
paura che c'è, non aver paura né timore, quella strada stretta si chiama amore, amore. Ora sai che se poi mi allontano ho bisogno di te. Semplicemente brava. Grazie Paola. Io quasi quasi gli vorrei chiedere se lascia l'ultimo ballo per me. Chissà se lo fa. Riccardo Foresi, save last dance for me. For you? Ok. For me. Riccardo Foresi. Grazie. You can dance every dance with the guy who gives you the eye and let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand near the pale light. But don't forget who's taking you home and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine, go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on until the night is gone and it's time to go. If he asked, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him. Don't forget who's taking you home, and in those arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. The music's fine, like sparkling wine, go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget this thing in your home, and in those arms you're gonna be. So darling, save the last.
stands for me. You made a promise that you say the last stands for me. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Riccardo, ciao, grazie. Foresi, bravissimo. E adesso insieme andiamo a scoprire, a vedere che cosa c'è sui tetti di Roma. Lo facciamo con Lorenza Bettarelli, sopra i tetti di Roma. Che cosa c'è? C'è la nostra energia che vola, che va, che ci fa alleggerire un pochino dalle nostre, sì, gli animi. Tra l'altro noi ti conosciamo sempre molto misurata, garbata, raffinata ed elegante, ma tu nascondi una bella vena pop rock. Rock, sì. Quindi sto riscoprendo in questo periodo. Rock inside, sì. Stai riscoprendo, sì, in questo periodo i valori del rock. Lorenza Bettarelli, sopra i tetti di Roma. Grazie. Prego. Mille. Sopra i tetti di Roma a guardare il mare, sognando lascia andare la tua malinconia, con questa magia nell'aria più su, zitta zitta qui nel capo e vola via. Male che va è solo follia, senz'altro meglio di una bugia. Dimmi cos'è, dimmi perché, quando guardo questo cielo a te, questa città tutta per noi, amanti folli, pazzi d'allegria. Male che va è una bugia, meglio senz'altro della follia. Oggi sarò con te più sincera, mi sentirò molto più vera, con la complicità di un da me il sorriso che hai. Oggi non c'è più posto per la malinconia e nel cielo di Roma io voglio volare, sognando lascia andare la mia fantasia, con questa magia nell'aria più su, zitta zitta chi nel capo e vola via. Male che va è solo follia, senz'altro meglio di una bugia. Dimmi cos'è, dimmi perché, quando guardo questo cielo penso a te, questa città tutta per noi, amanti folli, pazzi d'allegria. Male che va è una bugia, meglio senz'altro della follia. Oggi sarò con te più sincera, mi sentirò molto più vera, con la complicità di un'eterna città. Thank you.
Pettarelli, è bello il testo, è bello vedere anche questa immagine dei tetti di Roma. Grazie. Vero, grazie mille a te. Buona grazie. Estate. Vorrei soltanto ringraziare Pino Scavo e Franco Lattanzia ci siamo impicciate. Sì. Per avermi voluto qui in queste trasmissioni. Grazie mille. Grazie a te, grazie. Quasi addirittura d'arrivo, quasi pronti per il gran finale, quindi io vorrei richiamare accanto a me tutti i protagonisti di questa puntata, ma di tutte le puntate, quindi in particolar modo allora iniziamo da Pino Scavo che arriva per il Brindisi, il Brindisi che sia di buon augurio. Di buon augurio. Vogliamo chiamare però anche tutti gli ospiti? Certo. Con piacere. Chiamiamo subito allora Riccardo Foresi, Giancarletto, Grazia Guerra, Daniele Incitti, Sara Alessandro, Vanessa Bonanno insieme a Alessandro Valente, Lorenza Bettarelli, chi c'è? E poi naturalmente il nostro editore Franco Lattanzi, il dottor François, ci siamo tutti? Eccoci qua, semplicemente Claudia, Samuele, un applauso fortissimo lo vorrei fare intanto a tutta la regia, Pino, certo. I nostri cameraman, grazie Gianluca, Leo Tondaro, grazie di cuore a tutti e il nostro Damiano che veramente è stato l'assistente di studio più bravo che c'è. Vieni qui Damiano, passetto avanti, bravo. Il nostro angelo, grazie. Sì. E allora brindiamo. Questo meraviglioso. Sì, allora un microfono, grazie. Ecco qui, stappiamo. Stappiamo questo meraviglioso prosecco. Sì. Che sia, ecco. Attenzione alle lampade, altrimenti. Voilà! Doppio colpo, bene. Grazie allora. Tanti auguri a tutti, buona estate a tutti. Per questo fortunatissimo programma, Franco, a te gli onori di casa in qualità di padrone, quindi... Beh, diciamo, questo brindisi si fa un brindisi per incontrarsi di nuovo normalmente, no? Ci si saluta con il brindisi alla prossima festa di nuovo. Questa è la realtà, cioè in poche parole, veramente è stata una serata meravigliosa, condotta da te meravigliosamente, ma soprattutto anche tutti coloro che hanno cantato sono stati dei... fenomeni sotto vari aspetti. Quindi ringrazio anche Pino Scavo per la sua collaborazione in particolare di questa trasmissione. Di questo servizio che sto facendo. Esatto, ecco. E soprattutto di questo servizio. Soprattutto anche. È bravo anche come questa barman. È la miglior cosa che ha potuto fare. Ecco, anche se dobbiamo dire ti sei fatta aiutare dalla mia cara amica Maria Pia che è sempre stata presente e che vorrei ringraziare in tutte le nostre puntate. Grazie. Bene, grazie a voi. Allora, l'applauso fortissimo Gianluca, il nostro angelo musicale, grazie veramente di cuore a tutti, buona estate, ricordate sempre, note sotto le stelle, diamo l'appuntamento ad ottobre, ci vediamo ad ottobre con una nuova e speriamo fortunata edizione, grazie a tutti voi per averci seguito, un particolare augurio e applauso a Pino Scavo che ha messo sul tutto, grazie con tanta passione e con tanto amore, grazie a tutti, buona estate, divertitevi e seguiteci sempre, sigla con Brutta Cafona, sigla. Camice te vo marita ha fatto
grazie, grazie, ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Certo,